e intervisto a tutti quanti, perché sono le interviste ecumeniche. Le interviste ecumeniche, interviste ecumeniche. Eccoci qua in un nuovissimo video ecumenico. Io sono LT Fresh e oggi sono con Andre 2000. Ecco, Andre 2000, fratello di Ru, di Z40, in collaborazione con gli ecumenici, sempre qui freschi e caldi. Prima di iniziare ti chiederei: cos'è questo quadro? No? Abbiamo questo quadro qua davanti, allestito da Ru, il fratello maggiore. Questo quadro c'è la mia madre nello studio in cui lavorava. Il significato mai l'ho saputo, e poi ci sono questi suoni molto strani. È un quadro di Marco Stupar, come leggete, sì, della Galerie Rossard Montmartre, quindi siamo in Francia, del 20 ottobre dal 30 novembre del 2011 è stato esposto. È un quadro che io non ne ho mai avuto conoscenza, non mi hanno mai parlato, quindi è questo solo che posso dire. Raga, purtroppo quando non ti dicono le cose non puoi invertartele. Spieghiamo un po' perché oggi siamo qua. Allora, questo salottino abbiamo voluto fare per mettere, come dire, a confronto due tipi di generazioni, secondo me, anche sì, se facciamo parte della stessa, però con anni differenti. Tu hai vissuto comunque Kanye West, infatti il tema di oggi sarà Kanye West. Il tema, esatto, sarà Kanye West, yeah. Tu comunque l'hai vissuto, parliamo comunque bene, tra più o meno da Jesus in poi, comunque okay, bene. Io invece purtroppo ho avuto il disonore di viverlo post droppata di Donda, perché okay, abbiamo visto quindi tutto il suo peggio più che il suo meglio. Che anno sei? Io sono 2008, infatti. Questo, e non sta mentendo, non è fake, non è clickbait. Giorno sono 2008 e sono uno dei pochi 2008 in Italia, secondo me, che ascolta American Style più che italiano. Ma non per okay, discriminare italiani, sì, certo, sfera. Ottimi prodotti, però secondo me quando incontri l'artista preferito è come dire la sorte del primo amore. Come hai conosciuto Kanye West? Tutti conosciamo la trilogia di Una Notte da Leoni. E Kanye, diciamo, ha avuto 3-4 tracce di Notte da Leoni, tra trailer e film incorporati. Le tracce sono nel primo film del 2009, Las Vegas, Can't Tell Me Nothing. Nel 2011, Stronger, che è sempre di Graduation, la sua seconda più streamata dopo I ragazzi a Parigi. Poi con il terzo, che chiude la trilogia nel 2013, abbiamo nel trailer Runaway, e poi in sé nella conclusione del film, quando vanno a fare il matrimonio di Alan, ci sarebbe stata Dark Fantasy, l'intro di My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Ma invece a livello personale ti ha attratto in qualche modo o è soltanto un'ammirazione a livello musicale? C'è qualcosa di Kanye a livello personale, al di fuori della musica, che ha fatto sì che sia uno dei tuoi artisti preferiti, se non il preferito? Quello che ha vissuto lui è una cosa che nessuno può vivere. Però magari ci sono dei momenti dove le grandi controversie di Kanye, magari io le ho avute, delle cagate, ma che in proporzione però ti fanno sentire lì. Il primo cambiamento che ha avuto Kanye è stata la morte della mamma. Naturalmente, dopo la prima trilogia degli album, c'è stato il primo crack che ha fatto sì che lui iniziasse a cambiare. Dopo quel crack, quali altri crack potremmo aggiungere secondo il tuo punto di vista? Allora, secondo me, dal mio punto di vista, di ragionare di un Kanye West, sarebbe parlare di Jesus e dei Life of Paolo. Jesus partirà dal concetto di Jesus, che è come dire una bestemmia di Jesus. Certo, Jesus, Jesus, diminutivo di Kanye, Zeus si è fatto Gesù. Quindi comunque secondo me parte dal concetto di io sono un Dio, ad arrivare a faccio un album per Dio. E poi secondo me abbiamo il progetto di più introspezione, una raccolta, sì, dei suoi capolavori, per arrivare a un punto, decidere cosa fare. Ovvero The Life of Pablo, che è i tre Pablo. Pablo Escobar, colui che distribuiva il prodotto, Pablo Picasso, l'artista geniale, e poi Pablo, che era santificato per Dio. San Paolo. Io lo so bene. È uno degli apostoli di Gesù, è quello che diciamo che ha creato la Chiesa Cattolica, quella che conosciamo noi. The Life of Pablo è come se Kanye fosse davanti a un bivio
e non sapesse quale strada prendere, perché anche nella copertina vediamo una famiglia tradizionale e poi vediamo una donna praticamente in bikini girata di schiena. E quindi secondo me The Life of Pablo è proprio quel bivio dove Kanye dice: ok, io vorrei andare in quella strada, però mi piacerebbe anche andare in quella strada, quindi quale strada prendo? E la risposta l'abbiamo avuta con Jesus is King. Lui è passato da Jesus is King, quindi il rapporto con Dio, con Gesù, è arrivato a Donda, il rapporto con la mamma, il fatto che ormai sua mamma è morta e accettare il fatto che non può più averla indietro. E poi ora ci troviamo un Kanye molto dissonante rispetto al cambiamento di Jesus is King. In Jesus is King parla di Dio, oppure anche in Violent Crimes, nell'album Yeah, parla della figlia che non vorrebbe che facesse come Kim, come la moglie, perché è strumentalizzata, eccetera. E poi ora troviamo un Kanye dove posta delle foto della sua nuova moglie praticamente mezza nuda. Ma scusa, tu hai avuto un mental breakdown perché tua mamma è morta? Hai fatto le cazzate con Jesus, sei salito agli awards con l'NSI e hai fatto la roba con Taylor Swift. Poi hai avuto un rapporto con Dio, ti sei avvicinato a Dio, ti sei avvicinato alla religione, vuoi fare il bene dell'umanità, eccetera. E poi mi fai sta caduta, come anche il succhiotto che ha ricevuto a Venezia. Una delle tante cose. Tu, come la vedi tutta questa trasformazione? Secondo me Kanye, sa solo lui quello che sa. Fa solo lui quello che fa e lo sa fare solo lui, quindi sa quello che sta facendo, secondo okay, me. Ok, quindi secondo te non è una roba fuori strada, è una cosa, diciamo, studiata, si potrebbe dire. Noi la vediamo fuori strada perché non siamo lui. Secondo i leak, no, che sono usciti dell'ultimo album, Vultures, come ti è sembrato l'album? E secondo te, a livello personale, com'è stata la scelta di fare un album insieme a te e Dolla Sign? Sei anche giusta come scelta? Quando ho saputo dalla radio Chicago che aveva droppato una canzone, cioè già dici, finalmente. E quindi secondo me, dobbiamo parlare oggettivamente, è una canzone un po' mid. Vabbè, Drake ha fatto degli album mid per tutta la sua carriera. Honestly, che cos'è, un album fantastico? Diciamo, beh, Kanye forse i singoli ha sempre un po' sbagliato la sua scelta, ma vabbè. Sì. Però alla fine lui poi si rifaceva quell'album. Esatto, dice, esatto. Perché lui già sapeva, diceva, oh, ti abbasso le aspettative e poi... Boom. Invece per quanto riguarda i leak, tipo Everybody oppure le altre canzoni, cosa ne pensi? Allora, diciamo che io sto cercando di non ascoltarmi tanto i leak perché non si sa mai. Cioè, intanto devi capire se questo album alla fine esce o no. Certo. Perché di Kanye... Gandhi è l'esempio grande, no? Cosa è successo? Non l'ho finito. Comunque io mi baso soprattutto su quella che ho sentito di più, ovvero Everybody. Cioè, che parti così... è comunque bello perché prendi il sample dei Backstreet Boys e comunque carica, e che poi lui adatta sempre questi sample con una batteria poi figa, fa tun tun, questo anche tipo in Can't Tell Me Nothing, cioè molto simile. Sono le drum di Kanye, è il signature drum move di Kanye. Ma secondo te questa scelta di fare un album con Ty Dolla Sign al posto invece di fare un album singolo, no? Come la vedi? Non è tanto la scelta di Ty Dolla, perché secondo me Ty Dolla è un buon artista, ma non l'abbiamo mai sentito parlare tanto. Sapevi che c'era nella discografia di Kanye, da The Life of Pablo in poi. E secondo me Ty Dolla è rimasto per un certo periodo vicino a Kanye. Comunque nonostante quello che succedesse, perché Jay-Z è una storia alti e bassi ormai. Vabbè, Jay-Z è la mafia afroamericana. Però ci sta. Poi con Cudi... prima litigatissimi per un certo periodo, non ho mai voluto sapere la storia, non ci ho mai capito. Poi questi ultimi due giorni, sì. Kanye, che si erano riabbracciati a un listening party di Kanye, e poi Kanye ha detto, Kanye si è scusato con me, mi ha apprezzato, mi ha detto, che dice, non è una cosa che me lo fa spesso, non lo fai mai. E quindi secondo me comunque Ty Dolla, che ci è rimasto tutto questo tempo, l'ha voluto fare, secondo me non si sentiva pronto a fare... un album singolo, perché non è detto che forse ci sia ancora qualcosa dopo Donda. Se ragioniamo dalla morte di Donda, abbiamo lo shock con 8 Ways, Dark Fantasy, che è forse un retro di tutto quello che ha fatto dopo. Dice scusa al mondo senza neanche farlo troppo. Poi c'è Watch the Drone, Cruel Summer, che sono i flex,
da paura di Kanye. E poi Jesus che ritorna a Kanye da un singolo e mostra tutta la sua potenza skillata, produzione. Certo. È musica sperimentale, musica elettronica, sì. Unisce rap con quel tipo di musica, blasfemo, egocentrico e rivoluzionario. Anche perché Jesus quando è uscita è stata vista malissimo dalla critica. Poi lui fa The Earth of Pablo, poi che parla del suo status mentale, certo, dopo in prospettiva, come Kids Ghost praticamente. Esatto. Poi Jesus King che dice sta trovando la strada verso Dio, e poi Donda che accetta la morte di Dom, secondo sì. me. Secondo me apparentemente l'accetta. Io non credo che Kanye accetterà mai il fatto che sua mamma sia morta, perché comunque sua mamma era il pilastro portante di Kanye West. Si confidava con sua mamma, parlava di ogni cosa con sua mamma, gli faceva sentire le canzoni a sua mamma. Sua mamma era una mamma e un manager allo stesso tempo. Quindi quando poi ti manca quella figura che fa entrambi le cose, sei perso. Lui nonostante sia stato perso, però ha fatto la storia. E secondo me ha avuto bisogno di questa cosa per arrivare a fare 8 Ways, che Michael Jackson gli disse, cioè... Ah, ma guarda che sei bravo a cantare. O fare Dark Fantasy, che come dire, ricostruisce tutto e tira fuori il suo meglio. Ha avuto quel concept mentale che nessun altro artista può avere. Secondo me l'unico che può averlo, ma forse non l'ha mai vissuto, è Kendrick stesso. Ok. Che però lui è molto più silenzioso. E infatti non abbiamo mai visto fare grandi controversie, anzi quasi mai. Però lui a livello di talento comunque... ci potrebbe arrivare, però gli manca questa cosa che ovviamente non gli si augura a nessuno, che però non ti fa arrivare lì. Qual è il tuo album preferito di Kanye? Allora, qual è l'album che dici questo allora, non è uguale? Preferito e secondo me che rappresenta la perfezione dell'hip hop e Dark Fantasy. Lì costruisce il suo meglio, perché produzioni, testi, sa rendere delle canzoni lunghe che ti intrattengono, perché anche una canzone come un film deve innanzitutto intrattenerti alle orecchie, sì. Perché sennò ti butteresti via le cuffie, certo. A livello storico sfrutta il comeback leggendario. Oltre a ciò ha anche la canzone a livello la track più grande della sua carriera, non di numeri ma di importanza, di impatto che ha avuto, l'impatto, e che soprattutto che è Runaway ovviamente, sia non me l'hai detto, ma io tanto avevo già capito, è sottinteso il suo non rappare, non fare la cosa che ha sempre voluto fare, secondo me lo rende ancora più grande. Il tocco in più di Runaway è Pusha T. Pensavo dicessi l'outro di 2 minuti dove urla al microfono. No. E ora ti chiedo, abbiamo detto l'album che preferisci, ora ti chiedo le tue canzoni preferite. Non la canzone preferita, perché secondo me non è onesta come domanda. No, impossibile. La top 5. Sempre non in ordine. Andiamo a top 5. Allora, okay. Runaway, Devil in Your Dress, perché ha quel tocco di Mike Dean, okay. Grande genio, a livello di dissing con un certo personaggio, Life of the Party. Ok. Con mio nonno Andre 3000. Per Mental Health, Ghost Town, bello. Sì. Perché secondo me quel tocco che comunque aggiungi 070, Party Next Door, Cadi, che comunque la parte di Cadi io l'amo sempre. E poi No More Parties in LA. Ah, ok, sì, quella con Kendrick Lamar. Esatto, certo. Perché è una cosa che non può più riaccadere secondo me. Però in contrapposizione a No More Parties in LA, Saint Pablo. Perché comunque... ragioniamo all'impatto che arriverà Jesus King. A caldo, non pensarci troppo. La canzone che proprio ti sta sul culo e dici ma perché cazzo ha fatto questa canzone? Perché l'ha fatta uscire? Perché l'ha fatta in questo modo? Secondo te? Drunk and Hot Girls. Ogni okay. volta che passo da Barry Bonds, sottovalutata, inizio... Skippo, cioè, meno male che c'ho Spotify craccato, skippo, io quando ogni volta magari faccio tra me le ranking canzoni cani e anche Dark Horse, voglio creare una categoria a parte e prenderla e buttarla, sputarci, tirarci i cazzotti. Per chiudere, essendo che all'inizio mi hai detto che tu sei un fan di Kanye, diciamo per la tua età e per il contesto geografico in cui viviamo, non è una cosa comune.
di alle persone che non ascoltano Kanye e che non sono interessanti a Kanye o comunque al mondo della musica rap americana eccetera, perché dovrebbero ascoltare Kanye? Allora, io vi posso smontare i vostri artisti preferiti in tre parole. Cioè, molto semplice, banale, come cosa. Allora, uno, impari l'inglese, un minimo, se ti ci stai. Può funzionare. Non l'ho mai scelto per imparare l'inglese, ma ti può fare questa cosa utile. Due, le sue produzioni, anche in un brano dove ci sputa sopra sul beat, è molto meglio. E tre, comunque, perché ha degli album nettamente molto superiori. E se lui ti ha portato a fare un rap che fa pop in Italia, che comunque in Italia siamo sempre ritardati a fare delle cose rispetto all'America, purtroppo l'Italia pecca in un suo grande vantaggio, una cosa che comunque ha un suo tocco di originalità, che alcuni artisti hanno a livello di voce e i dialetti. E okay. Mi riferisco a un artista che molto quindi, ascolta. Quindi tu lo vedi come una pecca il fatto di avere sì, i dialetti. Sì, perché cioè, veramente che anche Joliet, rispetto. Joliet, certo, naturalmente. Però io sia chiaro, questi rapper critico la loro musica ma non critico le persone. Certo, assolutamente, stiamo parlando a livello musicale. Cioè, io dico, che cazzo, non capisco niente. Cioè, già, okay. Già non capisco, pure che mi fa... cioè, raga, paghi. E questo, però ovviamente ognuno è libero di ascoltare chi vuole per me, però me. Io non fo. Incentiviamo ad incentiviamo. Ma il problema qual è? È che io tipo dico l'ha fatto Kanye, allora chi? Kanye? Cioè, ah, Kanye, beh Kanye, certo. Kanye. Kanye West. Oppure Kane, cioè Kane. Capisci che Kane. Eri Kane. Cioè capisci che secondo me siamo poi a quell'idea ragazzi a mia età che proprio siamo messi male. Ok, sono proprio diritti adatti di merda. Siamo sì, cioè, allora tutti 2008. No, anche di più giù perché veramente. Cioè, okay. 2008, quanti anni hai? Ricordiamolo? 16 adesso. 16 anni, ok. Poi io rispetto molti artisti, chiamatosi Amy Skill. Comunque fa dei buoni album. Ok, ok. Gue, Marga. Certo. Sfera comunque ha fatto un buon album. Cioè, quando l'ha droppato. Però veramente che tu mi dici questi, ascoltati loro e non ti ascoltare lui. Mm-hmm. Ok. Ok, Andre 2000, io direi che siamo arrivati alla fine di questo video, di questo sì. Salottino ecumenico, intervistina ecumenica. Io sono LT Fresh, lui è Andre 2000. Vabbè. Ah,